Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto, fino al mattino. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che... Michele Torlo, ideatore e organizzatore di questo bellissimo raduno internazionale delle mongolfiere. Siamo giunti al terzo raduno. Naturalmente l'associazione Vivere Pestum, con il patrocinio delle Petit di Salerno e del Comune di Capaccio, ha fatto le cose in grande. E allora, Michele, sono 25 gli equipaggi, 25 le mongolfiere che si sono date appuntamento dal 30 settembre al 9 ottobre qui a Pestum. Tu sei l'organizzatore, l'ideatore. Come è venuta fuori questa idea di portare questi balloon qui a Pestum? Questa idea è nata praticamente nel 2000, nell'anno 2000, partecipando appunto a un raduno qui a Pestum di mongolfiere, dove è nata questa passione, e ho ritrovato giusto portare questo evento qui a Pestum perché è compatibile con l'aria pulita, con i templi di Pestum, perché anche la mongolfiera è un po' antica, se vogliamo, come i templi di Pestum, e poi lo trovo un evento di una certa importanza, perché poi porta qui tantissimi europei più che altri. Quali sono gli orari in cui avviene tutto questo, gli orari in cui decollano, partono le mongolfiere? Allora, noi abbiamo due voli al giorno, uno al mattino alle 8 e un altro alle 17 del pomeriggio, fino al giorno 9, dall'1 al giorno 9. Ci sono anche momenti dedicati ai giovani, ai ragazzi, ai bambini, momenti, diciamo, in cui ci sono appunto i laboratori didattici, e non mancano neanche le degustazioni, quindi c'è anche un corollario importante da sottolineare. Sì, abbiamo dei laboratori didattici che si svolgono durante la settimana orari mattutini. Abbiamo creato un'area parco gioco giusto per i bambini, per far trascorrere a loro insieme ai genitori la giornata qui da noi a Pestum. Abbiamo allestito un villaggio per offrire qualche servizio ai turisti che vengono, perché vengono anche fuori regione, a livello nazionale, che si spostano per venire qui a volare sui templi di Pestum, questo magnifico sito archeologico che noi abbiamo qui. Insomma, tanti colori nel cielo di Pestum, proprio perché queste mongolfiere saranno protagoniste. Ricordiamo che sono 25 le mongolfiere provenienti da Svizzera, Francia, Germania, Polonia, eccetera, eccetera. Un'ultima battuta per quanto ti riguarda: hai già volato? Sì, tantissime volte. In questa manifestazione? In questa manifestazione ho fatto il primo volo inaugurale ieri sera. Abbiamo il piacere di incontrare, quindi di intervistare, Nello Charbonnière, che è il campione italiano per quanto riguarda il volo sulle mongolfiere. Io credo che ogni bambino, cominciamo proprio da loro, ogni bambino vi vede un po' come delle persone magiche nel momento in cui entrate in questi cesti, si chiamano proprio così, e spiccate il volo. Qual è il segreto del volo in mongolfiera? Beh, intanto, come ha detto, è proprio vero, noi siamo rimasti in fondo dei bambini, ecco, perché volare in mongolfiera è un'emozione incredibile, no? Si sale in questa cesta di vimini, no? E solo dentro una bolla d'aria calda andiamo dove ci porta il vento. Ecco, e come fate a decidere dove atterrare, o se intendete magari sorvolare una certa zona? Non dipende allora tanto da voi, ma quanto dalle correnti del vento, insomma, ascensionali e altro. Esatto, siamo in balia dei venti. Sappiamo da dove partiamo, come adesso, ma non sappiamo dove arriviamo. Comunque da qualche parte arriviamo. Allora, intanto spieghiamo un po' ai telespettatori, e naturalmente lo spieghi anche a me in questo caso, come si fa a decollare? Questa è aria calda che riempie questo pallone, così? Esatto, adesso io in questo momento scaldo l'aria calda con questa fiamma. E vi assicuro che il calore è tantissimo. Ecco, nel pallone ci sono circa 100 gradi dentro. Allora, questa massa d'aria ha la forza di portarci in alto e di farci volare. Ecco, so che riuscite ad arrivare anche ad un'altitudine incredibile, volendo. Sì. Un pallone potrebbe arrivare a 20.000 metri, quindi al di sopra degli aerei, no? Di linea, diciamo. Sì, noi voliamo in Val d'Aosta, dove ci sono le montagne più alte d'Europa, sono quasi 5.000 metri, per cui dobbiamo, quando passiamo sopra le montagne, arrivare almeno a 5.000 metri di quota per passarle.
Ecco, un volo comunque che viene fatto in estrema sicurezza, è così? Sì, la nostra è una società che opera nel campo dell'aerostatica e facciamo questo di mestiere ogni giorno. Il volo in mongolfiera è una cosa tranquillissima, va bene per tutti, dagli 8 ai 90 anni. E quante persone possono entrare in questo cesto? Allora, in questa cesta qui è una mongolfiera piccolina, dimostrativa, ci possono entrare 4 persone, compreso il pilota. Poi abbiamo delle mongolfiere che ha anche fino a 20 persone. Buon volo, Nello! Grazie e a presto! Lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. E non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché